Ecco ciò che ha visto il pilota dell'A320 della Germanwings ieri mattina, poco prima dello schianto contro il massiccio dei Troyes e Vaches. Si tratta di una simulazione della European Flight di Gosselies in Belgio e potrebbe essere utile a comprendere le dinamiche dell'incidente che a distanza di circa 32 ore sono tutt'altro che chiare. Dalla ricostruzione, ad esempio, emerge che chi era alla guida avrebbe avuto tutto il tempo per lanciare l'SOS, ma non l'ha fatto. Perché? L'analisi della prima scatola nera con i rumori di fondo e le voci dei piloti non ha ancora fornito elementi utili alle indagini, mentre le indiscrezioni diffuse da airlive.net, cioè il ritrovamento della seconda scatola seriamente danneggiata e priva della scheda di memoria, non sono state confermate dagli investigatori. Inspiegabile è come definisce l'accaduto la Lufthansa, proprietaria della Germanwings. L'Airbus era in perfette condizioni e tecnicamente irreprensibile, dicono dalla compagnia. Forse il problema al portello anteriore del carrello che la sera prima aveva costretto il velivolo a una lunga fermata a Düsseldorf non c'entra con la catastrofe, ma anche ciò è al vaglio degli inquirenti. Questa è la lista che indica minuto per minuto la rotta dell'aereo, dal decollo alle 10.01 alle 10.38, quando il mezzo si trovava a 11.400 metri di altezza e la torre di controllo francese ha parlato per l'ultima volta con la cabina di pilotaggio. Che cosa è successo dopo? L'ipotesi più accreditata è quella di un'avaria causata da un improvviso calo di pressione, forse associato a una violenta esplosione, non esclusa, ma meno probabile, la pista terroristica. Quella di oggi è una giornata di lutto, ma anche di proteste. Il personale della Germanwings ha incrociato le braccia, infatti, in attesa di risposte dall'azienda. 30 i voli cancellati. Sul luogo della strage, intanto, sono arrivati i medici legali, oltre ai presidenti Hollande, Rajoy e Merkel. Difficoltoso il recupero di ciò che rimane dei corpi delle vittime, anche per questo l'identificazione richiederà diversi giorni. Sul posto, inoltre, è stato disposto un servizio di sorveglianza per tenere a distanza lupi affamati ed evitare di rendere ancora più straziante il dolore dei familiari. Fra loro, i genitori dei 16 studenti tedeschi che il viaggio in Catalogna lo avevano vinto in una lotteria.